solo sapere come stai. Scusa, non riconosco la tua voce. Con chi sto parlando? È così importante? Magari sì. Ma mi perdoni, perché un estraneo mi deve chiamare, mi deve chiedere come sto? Quella se ne fa 15, 16 massimo. La mia ne fa 8, 9. Ma no, 26. Ma le altre ne faranno più o meno quello. Qua segniamo 26 stamattina, ho guardato apposta. La media? Sì. 26 ogni 100 km. Persone che non erano inserite negli elenchi di assistenza, per esempio. Pronto? Sì, Fla. Ciao. Ciao. Ascolta, mi hanno chiesto di scrivere un racconto di fantascienza. Proprio adesso. C'è un gatto in un pianeta sconosciuto. C'è un gatto in un pianeta sconosciuto, però non so, non riesco neanche a spiegarlo. Sembra un po' assurdo, ma alla gente piacciono le cose assurde. Che vuol dire ho preso il numero a casa? Ma lei chi è, scusi? Che gliene frega lei di come sto io? Perdere tempo a rompere le scatole alla gente? Che vuole sapere? In questo tempo che io mi immaginavo di poter creare, che tante di quelle cose sta scappando via nella quotidianità più brutta che ci possa essere. Ah, così, in piena pandemia ti viene di chiamare a così, a cazzo. Nessuno mi dice come stai, sei viva, sei morta, hai il virus, non ce l'hai, non so che... Vabbè. Fai conto di avermi ammazzato, non c'è conto di sua canzone, vivi felice come se potessi vedermi arrivare con la pistola in mano e la voglia sensuale di aprire.